oggi vi do il buongiorno così perché mi sto spinzettando le sopracciglia. Tra un pochino devo uscire, tra tipo un'oretta. Però a tempo che mi trucco, faccio tutto con calma, insomma, ce la dovrei fare. Dove vado? Vi starete chiedendo, poi lo scoprirete. Vi dico subito che è una cosa che dovrà fare Giulia, Quimby Makeup, che conoscerete. La vado ad accompagnare così stiamo un po' insieme, insomma, ne approfittiamo sempre. Però ecco, intanto io mi stavo spinzettando perché davvero non so come mai questo periodo mi crescono tipo in un modo esorbitante. E tra l'altro non so se avete notato, forse dalle riprese che sto facendo, ma ho cominciato a togliere qualcosina in camera. Qua ho tolto tutto quello che c'era, anche lì sopra, tutti i vari quadretti che c'erano lì e nelle mensole. E poi stamattina ho già girato il video decluttering delle scarpe, che non so se andrà online prima o dopo di questo. Comunque ho girato un video molto carino perché ieri l'ho visto da Chiara, Chia Screech, non so se adesso ha cambiato nome su YouTube. Comunque mi è piaciuta un sacco l'idea perché dovevo farlo, quindi nel mentre l'ho anche registrata e speriamo sia uscito bene perché ci ho messo davvero un'eternità. Staremo a vedere. Lì c'è il solito cane che dorme e io appunto ero qui a trucchettarmi e soprattutto a finire di mettere le ultime cose nell'info box per il video che uscirà oggi. Ho deciso anche di vloggare perché stasera c'è la seconda puntata del GF e riuscirò a vederla, quindi magari vi dirò anche qualcosina se vi interessa. E mi sa che anche stasera vado a prendermi il sushi, quindi stavolta vediamo se riesco a portarvi, più che altro se mi ricordo. E poi vi dovrò dire un po' di cosette, per adesso però mi trucco. Eccoci qui in compagnia finalmente. Quanto tempo è che Un non ci botto, vedevamo? almeno un mese. Vabbè, Almeno stiamo un andando a mese, fargli le unghiettine. ragazzi. Sì, guardate che brutte. Finalmente. No, non ci so vedere senza unghie, a prescindere. Poi vi facciamo vedere tutte le cosette. Esatto. Eccoci, momento clou. Vabbè, come va per adesso? Dai, no. Non voglio parlare. Ho detto C'è non mi parlate. ragione. Dai, ce la Ilaria, fai. dillo perché stai a riprendere. Perché Dillo. adesso lo scopriranno. Mi stai bullizzando, ok? Adesso poi si vedrà. Vai, è arrivato. Tutti in attesa. Ok. Così. Poi basta. Io ho paura giù. Aia, no, Dio giù. Aia, aia. No, giù ti prego, fa male, non ne Ma il posso fare. piedino? No, Io sono molto più brava, infatti. cioè. No, giù, ma Posso ti arriva il cervello, continuare? non ne la posso fare proprio, te lo giuro su Dio, cioè. Carrelli? No, l'unghia da travestito e voglio. È mo che la vai, andi in giro così. Aia. No, Dai, dai. raga, ho sudato, calcola, oh. Ok ragazzi, sto tornando a casa, nel mentre sto guidando non vi preoccupate, è una strada dritta quindi dovrei farcela e mia madre mi ha appena chiamato perché mi ha chiesto di passare al supermercato, quindi adesso dovrò passare al supermercato, poi stasera devo riuscire perché voglio, come vi ho già detto, passare a prendere il sushi, a portar via nel posto praticamente dove vado sempre. Mannaggia, c'è un sacco di traffico dall'altra parte, meno male non qui. Giulia si è fatta le unghie, alla fine non ve l'ho più fatta vedere, comunque se l'è fatta nere, con questa qui argentata, quindi insomma niente di trascendentale. Ah, non vi ho detto che poi è arrivata anche Eleonora Manni, e siamo andate tutte insieme a far merenda, perché contate adesso sono le 6 meno un quarto, quindi abbiamo fatto questa merendina. Anzi, abbastanza veloce, sì, grazie, abbastanza veloce e insomma, pomeriggio perfetto. E poi stasera, conclusione col sushi, che tra l'altro voi mi chiedete sempre se mangiarlo così tante volte faccia male. Io non penso, perché sto benissimo anzi, quindi io continuerò a mangiarlo perché a me piace un sacco. E adesso devo girare, vediamo se la macchinetta non fa i giri di Peppe. Ok, cercherò di andare piano e niente, quindi poi dovrò appunto riuscire dopo per... Appunto è cascata. Comunque dopo dovrò riuscire per appunto andare a prendere il sushi perché è vicino casa ma molto così insomma. E adesso devo assolutamente passare. Ragazzi, primo vlog in macchina. Voi mi chiedete sempre di fare i vlog in macchina e io non li faccio quasi mai perché in realtà sono abbastanza paurosina quando sto in macchina soprattutto.
e soprattutto in questi adesso in questi posti dove tipo non vedo una cippaleppa. Allora, sono appena stata praticamente al supermercato, aspettate che abbasso la musica, e adesso torno a casa, mi rilasso 5 secondi, verso più o meno le 7, esco e vado a prendere il sushi. Adesso direi che stacco la ripresa, guardate tra l'altro c'è l'illuminante di Mulac, è top, e stacco la ripresa perché si riparte e ci andiamo direttamente a casa. Eccoci qua, mentre aspetto di prendere la cena, live su Instagram, a lot of people, quindi parlo un pochino con voi. Comunque mi ero quasi scordata di farvi vedere questi quadrettini che mi sono stati inviati da Cheers, e per le più curiosone questa è una piccola anteprima anche della camera, delle tematiche, i colori, e mi hanno mandato questi 3 quadrettini, adesso ve li faccio vedere tutti e 3. Poi c'è questo pacchettino, vedete questo è il logo, con tutte le calamitine, con le mie foto di Instagram inerenti principalmente al cibo, infatti non lo so, forse mi hanno capita. Guardate, pizza, qui abbiamo la crepe Amsterdam, questo anche Amsterdam, qui vabbè dai, si passa a cose meno cibose, però tutte queste calamitine. E poi abbiamo questo, che sono sempre foto Instagram, fatto a Polaroid, e questo è il codice sconto che avete, vedete, se mettete smile 5 avete 5 euro di sconto, quindi se volete insomma utilizzatelo, perché fa sempre piacere avere uno sconticino. Poi guardate questo, che carino, e qui appunto abbiamo tutte le polaroid delle mie varie foto di Instagram, anche proprio recenti, queste anche le metterò in camera nuova. Allora, i quadretti li faccio vedere uno per volta, c'è questo fascio di luce che mi dà sui nervi. Allora, questo è il primo, vedete, sono ciglia finte con la stampa del rossetto, troppo bella. Poi abbiamo questo con la boccetta di profumo Chanel, come vedete tutto a tema più o meno bianco e nero. E poi ho fatto fare una scritta che mi piaceva tantissimo, cioè beauty begins the moment you decide to be yourself, cioè la bellezza comunque inizia nel momento in cui decidi di essere te stessa, ed è una frase di Coco Chanel, quindi ci stava la boccetta di profumo e li adoro, ringrazio ancora tanto Cheers che mi hanno permesso di stampare, inquadrettare tutto quanto, fighissimo. Niente raga, oggi vlog in macchina, sono appena stata appunto a fare la diretta con voi e adesso sto riandando, anche se adesso mia sorella mi ha detto che lo vuole prendere anche lei, quindi mi sta dicendo i numeri e io adesso devo richiamare e ridirglielo. Pazienza. Ecco qui le cose, ragazzi. Non è che mi sono impazzita, è che sai che io me ne tengo anche per domani. Nigiri, nuvolette. Poi abbiamo uramaki, questi qua classici. E queste sono le cose di Giorgia. I maki e questi con l'alga e il polipo. Cenare con i tutorial di Giulia Dell'Ellis. E qui siamo in procinto. Allora, finalmente mi sono struccata e messa nel solito pigiama. Ho incremato tutti i vari tatuaggini e sto aspettando che inizi il grande fratello. Ho usato oggi l'olio di cocco per struccarmi dopo un sacco di tempo che non lo usavo, e ogni volta mi stupisco di quanto è figa. E tra l'altro non vi ho detto che domani, oggi ho accompagnato Giulia a farsi le unghie, domani invece devo farle io, perché come vedete le mie, vediamo se le metto a fuoco, eccole qui, sono pazzescamente ricresciute, e quindi domani vado a rifarle, probabilmente le farò un po' più lunghe di queste qui, anche se mi preoccupa un po' perché quando poi dovrò fare i lavori in camera mia sicuramente si rovineranno, però chissà quanto manca, quindi nel mentre io me le faccio un po' più lunghe perché mi mancano tantissimo. Non che queste siano brutte, anzi sono comode, quello che vi pare, però io anche con le unghie lunghe mi ci trovo benissimo. Voi mi chiedete sempre: ma non ti danno fastidio? Assolutamente no. E anche domani poi mi devo mettere ad editare questo vlog, sperando che sia venuto un po' più lungo degli altri, perché ultimamente stanno venendo un po' più corti, ma non lo so, ho sempre paura di annoiarvi parlando, quindi oggi ho cercato di far vedere un po' più cose, se così si può dire, insomma almeno ci ho provato. Poi sapete che io non è che faccio queste grandissime esperienze della vita, quindi insomma riprendo quello che posso. Io ripeto, spero sempre vi possano interessare, tenere compagnia, far passare in serenità il più possibile. Guardate qui, oggi mi sono rimessa le
Le babbuccette queste qui sono bellissime perché sta facendo super freschettino. Vi avevo detto che vi avrei detto un po' di cose, detto del GF, però penso di staccare qua col vlog, anche perché appunto è iniziato, vorrei andarlo a vedere. C'è Gwenda che sta abbaiando, ottimo. E nulla, quindi vi mando un grosso bacione, ci vediamo al prossimo vlog. Mi raccomando, seguitemi sempre sui social dove vi dico tante 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 cose e ciao! Thank you.